Bentornati amici dei Poppitorial. Sapete, l'altro giorno mi chiedevo se ci fosse abbastanza dolcezza nella vita del mio Eddie, perché sono sicura che per lui sarà molto difficile stare così lontano da me. E poi abbiamo ricevuto una fantastica notizia e sono sicura che lui sarà molto triste perché non potrà partecipare. Sì, perché dovete sapere che ce l'abbiamo fatta! Il Tempio del Fumetto ha superato le fasi preliminari del Supernova Best Comic Shop Explosive Contest. È il Supernova Best Comic Shop Explosive Contest. Non sappiamo ancora in che cosa consisteranno le prove successive, però questo è un gran successo. E cosa c'è di meglio di un bel dolcetto per festeggiare? Sigla! Visto che stiamo sempre parlando di Giappone, oggi prepariamo i dango, la Jeyemuta. Lo so. Sono delle piccole palline di farina di riso che si consumano sugli spiedini. Vediamo cosa ci serve. Innanzitutto, gli spiedini, un po' di zucchero, la farina di riso e dell'acqua calda. È calda ormai? Beh, sì, bollente. Iniziamo. Innanzitutto prendiamo la nostra farina e la mettiamo nella terrina. Prendiamo l'acqua calda e dobbiamo fare un impasto abbastanza solido da poter essere modellato con le palline. Ho paura, è scotta da morire. Scotta, 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 porca miseria, scotta. Sto soffrendo, ragazzi, voi non avete idea. Questa roba è terribilmente appiccicosa, però sta funzionando. Dai che ci siamo. Tecnica segreta ninja per fare le palline? Questa, parata dalla nonna. Questa è la prima volta in diretta mondiale che Poppy fa i dango, sia ben chiaro. I risultati potrebbero variare rispetto all'immagine in copertina. L'impasto è bollente, non so se è giusto, non so bene neanche le dosi, ma non importa. L'importante è provare, no? Bene, io ho un numero sufficiente di dango per fare un esperimento. Ora, sapete benissimo che io non ho la cucina e come dice il mio amico Maurizio Merluzzo, ora aspettiamo. Se lui può far aspettare un pollo marinato 6 ore, io posso farvi aspettare che vado a cuocere i dango. Ci vediamo dopo. Bene, sono tornata. È stato facile, basta mettere una pentola a bollire. E poi li si butta come gli gnocchi e quando vengono a galla li si prende con la schiumarola e si porta qua. Ora, i dango vengono tradizionalmente serviti a tre sugli stecchini e noi ci proviamo. Scotta, scotta, beh, non male. Uno, due, questo scotta di più. Tre. L'aspetto è buono. Cos'è volato? Questi poverini avanzano. Abbiamo il nostro dango e manca solo l'ultimo passaggio. Prendiamo lo zucchero e lo versiamo. Opa, zucchero dappertutto. Sai come sale, porta fortuna? Si prende lo stecchino e lo si rotola per bene nello zucchero. Facciamo così che facciamo prima. Ah, questa è la versione dei dango base, però se li volete colorare si può aggiungere all'impasto o della carota o degli spinaci triturati, così i colori sono un po' diversi. Ta-da! Finiti! Adesso dobbiamo solo assaggiarli. Questo che è più grosso. Sfida, cambio i panni. Sono più panni e mezzo. Adesso se vi piacciono i dango, cliccate su Desio e iscrivetevi al canale. Mettete mi piace, condividete e fatemi vedere i vostri dango. Sayonara! Cosa assaggiamo? Certo, no, basta che vieni dietro. Tanto è farina di riso, quindi posso mangiarla. Lo stecchino. Questa cosa è figa però. Non parlo più spesso. Dammi. Non è male. Un po' di posso mangiare. Non bisogna dell'impasto. Magari ci puoi mettere un po' di volta. Alla può essere. Cazzo, mi hanno beccato. Non è buono. Che cosa è buono? Buona a sapersi. Dov'è che stanno le cannucce? Bene, detto questo, dai, non devi girare un po'. Dai, ti fai malissimo. Ma ti pare che lo faccio per davvero? Conoscendoti. Puoi sudare. Mangiane uno e l'ultimo porto l'oliva. No, non scordano, però sono caldo. Devo toglierlo. Possiamo farli.